qui nella sala di Montecitorio, che a me piace anche definire la casa degli italiani. Come parlamentare eletta in Nord e Centro America, ho il piacere di presentare qui oggi il Patrimonio Award ideato da Luigi Liberti e da Mike Pilla, che sono qui con noi e che davvero ringrazio per il loro impegno. Per il loro impegno di comunicazione attraverso proprio Patrimonio Italia TV, che è una televisione che si rivolge quasi esclusivamente a tutti, ma in particolare, diciamo così, agli italiani all'estero. E quindi proprio gli italiani all'estero, quelli che sono residenti all'estero e che voglio salutare tutti con tantissimo affetto. E con l'occasione di questo premio voglio anche sottolineare la presenza importante di italiani proprio fuori dai confini nazionali, che esprimono quel patrimonio culturale di cui possiamo davvero tutti qui in Italia essere fieri di loro. Oggi voi premiati siete anche l'espressione evidente di questa grande realtà all'estero, perché alcuni di voi sono italiani appunto che vivono all'estero o comunque altri che hanno partecipato alle nostre grandi iniziative all'estero. E quindi siete appunto, dicevo, questa espressione viva di questa italianità fuori dall'Italia. E quindi contribuite con il vostro grande impegno, con la vostra passione, con il vostro amore per la patria a rendere il sistema Italia sempre più bello e più forte. Quindi ringrazio ancora una volta Luigi e Mike per questa iniziativa, perché appunto questa iniziativa può far conoscere anche qui in Italia e anche nelle istituzioni chi sono, chi siete, chi siamo noi italiani all'estero e come operiamo, e siamo davvero i più grandi ambasciatori della nostra cultura, della nostra italianità, e siamo anche quelli che danno lustro al nostro paese. Quindi grazie a tutti voi e grazie a Patrimonio Italia TV. Buongiorno a tutti, ringrazio l'onorevole, ma soprattutto ringrazio voi da parte dei tanti milioni di italiani all'estero. E ogni volta che veniamo in questa sede, soprattutto ogni volta che diciamo ci vedono da questa sede, dopo quando mi rincontrano hanno sempre quell'entusiasmo, perché per loro, ecco, la casa degli italiani, hanno sicuramente un senso di appartenenza molto più forte di quello che abbiamo noi italiani che siamo qua in Italia. E ci sono dei testimoni qui che dopo magari potranno anche diciamo confermare questo senso di appartenenza. Oggi, come ha detto l'onorevole, siamo qui perché rappresentando la volontà degli italiani all'estero premieremo delle cite, sono alcuni personaggi che danno lustro col loro lavoro, con la loro attività proprio all'Italia e soprattutto agli italiani residenti all'estero, perché ecco, vivere a distanza non è una cosa facilissima, e ovviamente avere un filo diretto con la madre patria è sempre una cosa molto importante. L'onorevole è un testimone di questo, se non altro, ecco, l'onorevole aprire una parentesi sull'onorevole Nissoli. Molto spesso abbiamo una concezione anche della politica diversa in Italia. In Italia abbiamo la politica, vediamo la politica a volte anche con un po' di distacco, con timore. Invece gli eletti all'estero sono veramente, hanno quel senso di appartenenza e quel senso istituzionale, che è quello che poi diciamo è fondamentale per poter far sì che la nostra cultura, la nostra storia possa poi diffondersi nel mondo e ovviamente essere un motore propulsore un po' per tutto. Quindi guardando alle radici, però sempre al futuro. Infatti alcuni di voi hanno proprio questo tipo di motivazione nel premio, che poi scopriremo dopo. Ora passo la parola a Mike Pilla. Allora, grazie ovviamente all'onorevole Nissoli, all'amica Fuxa, mi permetto di dire, perché è prima di tutto una persona eccezionale, molti di voi la conoscono, soprattutto in questa veste appunto. Io voglio ringraziare tutti voi perché oggi è il 22 di luglio, si sta abbastanza bene fuori, no? Fa un freschino perfetto, ci saranno 800 gradi, però siamo tutti qui oggi per celebrare l'italianità nella casa degli italiani, come appunto diceva l'onorevole poc'anzi. C'è tanta America e c'è tanta Italia, ma c'è tanta Italia in America in realtà, per cui è meraviglioso essere qui oggi a raccontare la straordinarietà dei nostri, lo possiamo dire, testimoni
testimonial odierni che con grande sacrificio e con grande spirito rappresentano i nostri colori, li vedete, li portiamo al collo noi, voi li portate invece in giro per l'Italia grande il nostro paese, siete un orgoglio del nostro paese. Ecco perché intanto mi arriva un messaggio da una persona che appunto riceverà il premio a breve. Ecco perché noi oggi siamo orgogliosi di conferire il Patrimonio Italiano Award, perché a partire cominciamo a svelare la prima premiata, la prima persona che riceverà il premio, a partire da Elena Bonelli, che sono veramente contento di conoscere quest'oggi, ad andare avanti con gli altri premiati che scopriremo appunto nel corso di questa ora, vedrete quanta bella Italia c'è in giro per il mondo e quanto c'è da essere orgogliosi. Noi, questo è soltanto un piccolo riconoscimento per quello che fate, che avete fatto e che farete appunto per il nostro paese. Quindi grazie mille.